Buongiorno a tutti. Questo video riguarda due circolari della sede centrale ENS tra loro collegate. La prima è la circolare numero 1309 del 14 febbraio 2017 che riguarda le novità contenute nella legge di stabilità 2017 importanti per i disabili e le loro famiglie. Le novità introdotte riguardano essenzialmente due argomenti che sono i fondi, cioè la destinazione di risorse finanziarie per determinate finalità e le agevolazioni pensionistiche. Allora, per quanto riguarda i fondi abbiamo due tipologie che sono il fondo per il diritto al lavoro dei disabili, ovvero sono incentivi per l'assunzione al lavoro dei disabili, e il fondo per le persone non autosufficienti, che per la prima volta ricomprendono anche le persone affette dal morbo di Alzheimer. Per quanto invece riguarda le agevolazioni pensionistiche, la prima novità è la cosiddetta APE sociale, ovvero anticipo pensionistico a carico dello Stato per determinate categorie di lavoratori che hanno però dei requisiti specifici. Abbiamo poi l'ottava salvaguardia, ovvero il pensionamento a richiesta, sempre a determinate condizioni, per le persone però che sono già in congedo per assistere i figli con disabilità grave. E la terza agevolazione è la riduzione degli anni di contributi richiesti per andare in pensione per i lavoratori che assistono da almeno 6 mesi parenti di primo grado con handicap grave o per i lavoratori con invalidità civile riconosciuta uguale o superiore al 74%. Nella circolare numero 1309 del 14 febbraio 2017 era però chiarito che queste misure sulle agevolazioni pensionistiche non erano immediatamente esecutive, ma bisognava aspettare, come spesso accade, i decreti attuativi. E quindi, come riportato nella circolare ENS protocollo 3446 del 21 aprile 2017, il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha firmato il primo dei decreti attuativi delle agevolazioni pensionistiche previste dalla legge di stabilità 2017. Ed è quello che riguarda l'APE sociale, quindi l'anticipo pensionisti interamente a carico dello Stato. L'APE sociale è una agevolazione che consentirà ad alcune categorie di lavoratori disabili o familiari di disabili di andare in pensione anticipata, quindi con il costo interamente a carico dello Stato. Occorrono però dei requisiti specifici. Vediamo quali sono. Allora, ci sono 3 categorie di lavoratori che possono usufruire dell'APE sociale e sono lavoratori con età anagrafica minima di 63 anni e anzianità contributiva di 30 anni che assistono da 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave. Il secondo gruppo sono i lavoratori con età anagrafica minima di 63 anni, riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%. Attenzione che è diversa dalla percentuale di invalidità. Devono essere in possesso però anche loro di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.
L'ultimo gruppo che può beneficiare sono i disoccupati con età anagrafica minima di 63 anni, anzianità contributiva di 30 anni, che da almeno 3 mesi non ricevono più il sussidio di disoccupazione. L'APE sociale è una misura sperimentale, significa che sarà in vigore dal 1 maggio 2017, anzi dal 2 maggio perché il primo è festa, al 31 dicembre 2018 ed è vincolato ad uno stanziamento annuale di spesa che per il 2017 è stato previsto di 300 milioni di euro. Le domande potranno essere presentate dal 1 maggio al 30 giugno, l'INPS farà una graduatoria ed accetterà altre domande solo se rimarranno disponibili le risorse finanziarie fino al raggiungimento dei 300 milioni. Se invece i 300 milioni saranno esauriti, le domande ammesse ma rimaste senza copertura finanziaria passeranno all'anno successivo. Si stima che potrebbero essere accolte tra le 30 e le 35.000 domande. Per quanto riguarda invece l'APE volontaria, cioè la pensione anticipata, però con il costo non coperto a carico dello Stato, ma finanziato dalle banche e che il pensionato deve restituire a rate una volta maturata la pensione, il relativo decreto attuativo non è stato ancora predisposto. Per le domande e verifiche dei requisiti di accesso all'APE sociale occorre rivolgersi direttamente agli sportelli INPS anche tramite i servizi offerti dalle sezioni provinciali che hanno attivato il punto cliente INPS. Vi ringrazio per l'attenzione, questo è tutto, potete rileggere le circolari direttamente nell'area riservata della sede centrale del sito www.ens.it.